Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò tutte le tecniche che vi permetteranno di moltiplicare lui, il basilico, praticamente all'infinito, ma soprattutto a costo zero. Io vi consiglio di seguirlo perché sono certo che vi piacerà. Primo metodo. La prima tecnica che vi propongo, che tra l'altro è anche la meno invasiva per la pianta, quindi quella che io consiglio sempre e prediligo, è quella tramite l'utilizzo di una singola fogliolina. Per prima cosa occorrerà prelevare le foglioline dalla pianta madre, stando attenti essenzialmente a due cose, ovvero che siano perfettamente sviluppate, ma soprattutto sane, quindi che non presentino tracce di funghi, muffe o batteri, né nella parte inferiore né in quella superiore. Ed una volta scelto il soggetto da prelevare, separarlo dalla pianta madre sarà davvero facile, basterà con una mano tenere il tronchetto, in modo da evitare che si spezzi, tirando poi la fogliolina, e andando alla base della fogliolina scelta, fare così. Ecco qua. Se ce la fate, proprio come in questo caso, se tirate via un pezzettino del tronco della pianta madre, sarebbe veramente l'ideale, perché questo favorirà poi la crescita delle radici. Nell'ipotesi che non ve la sentiate di strappare la fogliolina per paura di rovinare la pianta, allora sarà sufficiente prendere una forbicina sterilizzata, mi raccomando, con dell'alcol o dell'acqua ossigenata, e semplicemente andare alla base vicino al tronco e tagliare di netto, in questo modo. Adesso procurarsi un bicchiere, se ce la fate in vetro trasparente sarebbe l'ideale, e mettere sul fondo circa 2 cm di acqua, dopodiché prendere la fogliolina ed inserirla dalla parte dove c'è il gambo all'interno, in modo che proprio il gambo venga completamente ricoperto dall'acqua. Considerate che in un bicchiere come questo di foglioline al massimo se ne possono mettere 4, in modo che poi le radici si possano sviluppare in maniera corretta, in questo caso ne ho messe 2, e nel frattempo posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti, nell'ipotesi che si dovesse abbassare il livello dell'acqua, semplicemente andarne a mettere dell'altra. Trascorse 2 settimane si potrà riprendere il tutto e verificare se le foglioline abbiano prodotto o meno l'apparato radicale. E questo è il risultato che si è ottenuto, quindi delle foglioline che hanno sviluppato entrambe un apparato radicale davvero molto importante. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia l'apparato radicale che si è appena sviluppato. Direi che è davvero impressionante pensare che da una singola fogliolina poi siano nate tutte queste radici. Procurarsi un vasetto che abbia un diametro di almeno 10 cm, riempirlo con della torba di buona qualità, dopodiché con un cucchiaino fare nel centro un foro di almeno 4 cm di profondità, dopodiché andare ad inserire la foglia all'interno senza rompere le radici, fare davvero molto delicatamente, dopodiché far cadere semplicemente il terreno sopra la foglia. Fare in modo che quasi tutta la foglia resti fuori dal filo del terreno. Sotto dovrà andarci soltanto il punto nel quale nascono le radici. Interrata la foglia, bagnare il tutto molto abbondantemente. Trascorsi 10 giorni, riprendendo il vaso si potrà notare che un piccolo germoglio è già spuntato fuori dal terreno, proprio qui. Trascorse all'incirca 3 settimane, riprendendo il tutto si potrà notare che la pianta si sta sviluppando davvero in maniera perfetta. Adesso il piccolo germoglio è cresciuto e si vedono chiaramente le 2 foglioline. Non resterà altro che aspettare che questa cresca e se ne potrà eseguire tranquillamente il raccolto. Secondo metodo. Il secondo metodo che vi propongo è tramite l'utilizzo di un rametto della pianta, quindi una vera e propria talea. Sicuramente più invasiva rispetto al metodo precedente, ma otterrete le piante prima e più robuste. Quindi partendo dall'alto, scendere di circa 15 cm e subito sotto il nodo andare con delle forbicine, mi raccomando prima di usarle sterilizzatele, e tagliare. Quindi se qui c'è il nodo, scendere 2-3 cm e con un taglio netto in diagonale tirare via. Ottenuto il rametto, questo andrà preparato in modo da trasformarlo in vera e propria talea. Significa che se lo usassimo così e lo mettessimo direttamente nell'acqua, anche se facesse poi le radici, queste radici, dato che sono proprio piccole all'inizio, non riuscirebbero a sostenere la crescita della pianta perché ci sono troppe foglie che richiedono energia. Quindi per evitare che succeda questo bisognerà ridurre al minimo l'esigenza della pianta. E in che modo si può fare? Semplicemente tagliando le foglie in eccesso. Quindi andiamo a togliere quelle più vicine alla base, nell'ipotesi che ci siano dei germogli, come in questo caso, andranno tolti, ed in questo modo avremo preparato la talea perfetta. Preparata la talea, prendere un bicchiere e riempirlo con circa 4 cm di acqua, dopodiché andarla ad inserire all'interno e posizionare questo in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Dopo 7 giorni, riprendendo la talea, si potrà notare che nel punto di taglio qualcosa è già iniziato a nascere, quindi delle piccole radici lunghe più o meno un centimetro e addirittura pure sullo stelo.
nel punto di taglio ci sono davvero moltissime piccole radici che stanno nascendo, ma anche sullo stelo. Trascorsi altri 5 giorni, riprendendo il tutto, si potrà notare che l'apparato radicale si è sviluppato in una maniera assolutamente perfetta. Adesso le radici sono lunghe più o meno 5 centimetri. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio in 5 giorni come le radici rispetto alle riprese precedenti siano cresciute. Sono cresciute davvero molto e adesso sicuramente sono in grado di sostenere la crescita e lo sviluppo della pianta. Prendere un vaso che abbia un diametro di almeno 10 centimetri, riempirlo col mix adatto e andare semplicemente a fare un buco di circa 8 cm di profondità nel centro. Dopodiché, prendere la talea, fare attenzione a non rompere le radici durante questa operazione, quindi fare molto piano, andare ad adagiare la pianta in questo modo e semplicemente rinsaffare il terreno tutto intorno. Premere leggermente, perché sennò ci sarebbe poi il pericolo di rompere le radici all'interno del pane radicale, e bagnare il tutto molto abbondantemente. E l'operazione è ultimata. Terzo metodo. L'utilizzo dei semi tra tutti i metodi è sicuramente il più economico e tra l'altro quello che vi permetterà di avere più piantine in assoluto. L'unico inconveniente è che per eseguire il primo raccolto dovrete poi aspettare qualche giorno in più. Recuperati i semi, non resterà altro che mettere questi a dimora nel terreno. Quindi occorrerà creare un vero e proprio seminzaglio. Per farlo sarà sufficiente prendere un vasetto che abbia un diametro di almeno 10 cm, riempirlo con della torba di buona qualità e semplicemente andare a spolverare i semi sopra, in questa maniera, così. Cercate di ottimizzare tutto lo spazio che avete a disposizione. Ecco qua. Terminata la semina, prendere una forchettina e semplicemente muovere il terreno in questa maniera. Fate in modo che i semi cadano all'interno del terreno, ma che non vengano interrati molto. Così facendo otterrete delle piantine che nasceranno molto prima. Dopodiché, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Terminato di bagnare, prendere un sacchettino di plastica ed andare ad inserire all'interno il vaso, dopodiché chiudere in maniera ermetica. Così facendo si creerà all'interno del sacchetto un vero e proprio microclima, con una temperatura ed umidità costante, che favoriranno sia la nascita che la crescita delle piantine. Trascorsi 10 giorni dalla semina, le prime piantine sono spuntate e adesso sono alte circa 2 mm. Dopo 2 giorni, andando a riprendere il vaso, potremo notare che le piantine sono letteralmente esplose. Direi che praticamente tutti i semi che abbiamo messo a dimora nel terreno sono nati. Dopo 2 settimane, le piantine sono diventate alte circa 2 cm ed hanno praticamente riempito tutto il vaso. Provo ad ingrandire l'immagine e a mostrarvi meglio come appaiano oggi le piccole piantine. Se le piantine del semenzaio, come in questo caso, sono troppo fitte, quando arriveranno più o meno ad essere alte 3 cm, andranno separate proprio per evitare che la crescita di una vada a compromettere il corretto sviluppo delle altre. Quindi basterà creare delle piccole zolle, prendere un coltello molto affilato, andare alla base delle piantine e fare dei piccoli riquadri di 1 cm circa e tirare via. Fate in modo di portare via anche il terreno intorno al pane radicale, così facendo eviterete che poi ci sarà un trauma da travaso, in questa maniera. Ottenuta la zolla, questa andrà ulteriormente sezionata in modo da ottenere ogni singola piantina separata dalle altre. Ribadisco il concetto, quando fate questa operazione è davvero molto importante che le radici intorno alle piantine non vengano denudate dalla terra. Fate piano ed ecco qua. È davvero molto facile. Procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con lo stesso mix che si è utilizzato per il semenzaio. Dopodiché fare un foro nel centro di circa 3 cm di profondità, prendere la piantina e semplicemente, stando sempre attenti a non rovinare le radici, andarla ad inserire all'interno in questa maniera. Fate in modo che rimanga soltanto 1 cm di gambo fuori dal filo del terreno più le foglioline. E questo è il risultato finale. Dopo circa 3 settimane dal travaso, questo è il risultato che si è ottenuto, ovvero una piantina con un apparato fogliare che si è perfettamente sviluppato, alta più o meno 5 cm. Trascorse altre 2 settimane, riprendendo il tutto, si potrà notare che la piantina è letteralmente esplosa. Adesso supera i 10 cm di altezza. E alla fine dell'esperimento, indipendentemente dal metodo che sceglierete, questo è ciò che potreste ottenere del bellissimo basilico praticamente infinito.
E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che adesso, con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.